Si starà meglio quando si starà meglio. A Globetrotter for Friends, Carlo Genta. Ciao Carlo! Ciao Odo, ciao a tutti. Che voce inconfondibile che c'hai, guarda, veramente. Cioè, proprio, come dire, a occhi chiusi, io so che sei tu. Carlo, speaker, voce radiofonica, Radio 24, tutti convocati. Che è successo in questo periodo di lockdown? È cambiato qualcosa nel tuo lavoro, visto tutto quello che è successo? Ma è cambiato, sono cambiati i contenuti, perché poi di fatto è stato un periodo anche molto interessante perché non abbiamo parlato di centravanti, di fuorigioco e di arbitri, ma abbiamo parlato di politica, di sopravvivenza dello sport, con grande pathos anche, con grande incertezza. Devo dire che per me è stato un periodo molto interessante. Il programma c'è sempre stato, ovviamente, essendo un programma giornalistico, con l'eccezione della domenica, perché quello è più incentrato sullo sport agonistico che invece non c'è stato. Però devo dire che è stato, può sembrare un paradosso, però davvero un periodo interessante in cui abbiamo raccolto, come stai facendo, tantissime voci, tantissime testimonianze, incertezze, ansia, problemi economici, insomma, un pezzo di vita, perché lo sport è questo, eh. E di solito chi vi ascolta, io alle volte sono stata anche da te in trasmissione, insomma ti ho seguito, chi ti ascolta di solito sono molto, diciamo, tifosi, persone che seguono molto il calcio. In un periodo del genere, in cui anche le tematiche sono cambiate e tu hai anche un rapporto molto di messaggi, no? Che arrivano in radio, eccetera, questo è proseguito? Sì, certo, è proseguito anche più di prima. Poi anche qui la gente, i tifosi, anche quelli che seguono particolarmente lo sport si sono molto divisi, no? Perché c'è chi va a riprendere, chi invece ha paura, preferisce che tutto si fermi, dice, ma in fondo chi se ne frega di una cosa futile come lo sport? Quindi sono tante posizioni, ci sono tante suggestioni da questo punto di vista, e anzi, qualche volta sembra proprio, io sono abbastanza abituato perché stavo proprio di parlare con i tifosi, no? C'è la parte che vuol riprendere, quella contraria, e sono dibattiti anche molto interessanti, e credo siano anche un tema largo di discussione, perché non riguarda soltanto chi segue lo sport la domenica, ma riguarda il sentimento di chi vive questo momento. Io personalmente sono per riprendere e ricominciare lo sport, la vita e tutto quanto, con le condizioni di sicurezza finché vuoi, ma anche con realismo e coraggio. Bene, e adesso che tutto riaprirà piano piano, cos'è che secondo te invece non tornerà come prima, Carlo? Cosa non tornerà come prima? Ma io credo che sarà diverso rispetto a prima il rapporto. Inizialmente adesso torneranno a giocare, poi però dovrà tornare anche la gente a vedere le partite, perché non deve diventare qualcosa di virtuale. Credo che ci sarà un periodo di grande incertezza, di grande confusione, anche magari di grande frustrazione, però io continuo a vedere tutto questo come un'occasione per avere idee nuove, perché credo che sia la chiave di questo momento in generale. Tutti continuano a dire ci saranno nuove opportunità. Sì, però le nuove opportunità devi andartele a cercare con grande intraprendenza, con grande coraggio. Noi purtroppo siamo un paese bravi, siamo bravi, molto fantasiosi e bravi anche a creare le idee, però siamo molto legati anche a certi schemi. All'una si pranza, alle 20 si cena e deve tornare tutto così. No. Invece, io spero che da ogni punto di vista sarà il trionfo dell'idea nuova, della fantasia, di chi si va a far tagliare i capelli a mezzanotte o di chi va a comprare una camicia alle 11 di sera, all'una di notte, o di chi va a mangiare più tardi o all'estero. Se tu vai, lo sai meglio di me, vai a pranzo a metà pomeriggio, i ristoranti sono aperti, quindi in Italia ti guardano come un matto. Quindi secondo me davvero sarà il momento di chi ha delle idee nuove da proporre, avrà anche grande voglia, poca pigrizia, non è il momento per essere pigri. Carlo, c'è qualche paese fuori dall'Italia che ti sta piacendo molto come si sta comportando, nello specifico, ad esempio, come sta gestendo tutto lo sport, la ripresa e tutto questo comparto?
Beh, guarda, è fin troppo facile dire la Germania. Germania hanno ripreso a giocare, hanno ripreso il campionato e sono stati bravissimi perché hanno dato un'immagine di grande compattezza e soprattutto hanno capito che così facendo, mettendo da parte la pigrizia, le vecchie abitudini, si stanno creando anche delle grandissime opportunità di mercato perché tutto il mondo sta guardando quella roba lì. E loro lo sanno benissimo. Hanno avuto la prima giornata di dati d'ascolto interni in Germania più del 350%, quindi anche gente che non ha mai guardato il calcio, ma in tutto il mondo, insomma, sono tutti lì focalizzati. Quindi io credo anche che per uno sponsor, per un'azienda, eccetera, sia un'occasione di grande visibilità. Quindi è questo che intendevo prima quando ti dico che bisogna lasciarsi alle spalle un po' di vecchie abitudini. Io credo che sia così e ci vogliono coraggio, intraprendenza e soprattutto insomma, mettere al bando la pigrizia. In Germania sono stati bravissimi. Ha ripreso tutti anche contro chi diceva ma sarà una cosa plastificata, sarà una cosa finta, eccetera. Invece, soltanto anche solo per curiosità, siamo stati tutti a guardarle queste partite e continueremo a farlo, eh. Bene, Carlo, ti è mancata la vita sociale, cioè la convivialità? Prima parlavi di ristoranti all'estero sempre aperti, no? Per esempio, cioè il fatto di andare a cena fuori, il fatto di bere un buon bicchiere di vino, oppure sei fra quelli che ha scoperto che il vino può essere consegnato anche a casa, perché sai, gli italiani hanno scoperto che si può, oltre Amazon, no? Puoi anche comprare del vino e fartelo portare a casa ed è comodo perché le bottiglie pesano. Sì, quello è molto, molto bello, molto interessante. Io non l'ho usato anche perché ti confesso che a me piace molto fare la spesa, quindi anche in condizioni di difficoltà. Poi anche lì ho cercato, detesto le code, quindi ho cercato modi e luoghi più che altro, ho riscoperto che esistono le botteghe, esistono anche i piccoli Bello. negozi, esistono anche gli artigiani del cibo, del vino, eccetera, eccetera, che ci siamo dimenticati a beneficio dei supermercati. Invece, supermercati pieni di gente con le code anche incomprensibili, ti devo dire in realtà, e lunghe attese per entrare, disagio, eccetera. Invece vai nella bottega, trovi il vino, il cibo buoni, non fai coda, fai due chiacchiere con il negoziante, siete tutti e due contenti e ritrovi anche un mondo che si era un po' dimenticato, che stava anche molto soffrendo a proposito di opportunità. Questo è vero. Tutti convocati dopo questo periodo avrà qualche cambiamento o rimanete con, cioè, la vostra linea, sempre giornalistica, insomma, di attualità, ma anche lì vi rinnoverete in qualche modo? Ma noi seguiamo il mondo, no? Seguiamo quello che succede. Io sono prontissimo a cambiare qualunque cosa. Poi è chiaro che, insomma, siamo in una radio con un palinsesto molto strutturato, una radio dove c'è di tutto e dove certamente lo sport non è il principale protagonista. Però credo che sarà un'estate molto interessante, perché se va come speriamo tutti vada, sarà un'estate come mai siamo stati abituati piena di sport. Quindi finale di Champions League a Ferragosto, il campionato che finisce ad agosto inoltrato e nel frattempo si intrecciano la Formula 1 che riparte a luglio, il Moto Mondiale che riparte a luglio, magari l'NBA dall'altra parte del mondo, magari a Disney World in Florida, con formule diverse. Sarà bellissimo, secondo me, vedere e raccontare la vita che riparte, perché questa è la vita che riparte, al di là della demagogia che detesto, al di là della difesa dell'orto dello sport, secondo me è veramente simbolico, no? Veder giocare, perché nel gioco c'è il contatto fisico, c'è il coraggio, ci sono tutte queste cose che abbiamo voglia di vedere e di raccontare. Di cui ce n'è bisogno. Grazie mille, grazie a Carlo Genta Grazie a te. per essere intervenuto a Globetrotter for Friends. Io, Carlo, spero di vederti presto con un calice in mano e poter parlare vis-à-vis di tutto questo. Grazie È un ancora, impegno. Carlo.